Bravissima, grazie mille ragazze. Ah, finalmente posso stare un pochino a scuola, yay! Jennifer, flower wishes. Livia, ciao. Tutto bene? Diciamo, sì sì. A te? Bene, anche se sono molto entusiasta di fare questa nuova gara, cioè ci credete che se la superiamo andremo ai regionali? Aspetta, ai nazionali? Wow! Cioè ai regionali ci siamo stati, però ci rifarei tutto da capo, è stato stupendo. Wow! Già, infatti è stato tutto stupendo. Aspettate, vi ho portato delle cose. Nulla di che, però spero possano piacervi, li ho trovati, ho detto oh mio Dio quanto sono carini, guardate, oh, che belli, sono fantastici Livia, ma sono solo tre, noi siamo cinque ragazze nel gruppo, sì ma ho chiesto a Fra e mi ha chiesto un'altra cosa in cambio, mentre Daisy non gliel'ho chiesto proprio, cioè lei odia queste cose, già, è vero, così ti ha chiesto Fra, ti ricordi quell'acconciatura che io ho fatto ai regionali? Sì, la treccina stupenda, se l'è fatta rifare, però io ho fatto quella lì che non si scioglie dopo qualche mese. Che bella! Ciao ragazzi, guardate la mia treccina quanto è carina. Sì, è vero, stai proprio bene. Ah, sono questi fiocchetti, devo dire la verità, sono carini, però non mi attirano. Questo qui è il mio, anche se però oggi sono vestita tutta azzurra, quindi non credo lo metterò. Questo qui è il tuo, rosso, il mio colore preferito, e a me azzurro ovviamente. Mi fa piacere che vi sono piaciuti. Ah, mi è piaciuta tantissimo la mia acconciatura. Scusate, vado, mia sorella mi sta chiamando. Mi fa piacere che hanno legato tantissimo, almeno non si sentirà più sola, è vero questo. E Daisy invece dov'è? L'avete vista? Ciao ragazze. Daisy, ti sei tagliata i capelli. No, di la verità non metto l'extension. Lo sai che io tenevo l'extension, però già le ha prestate me e le ho fatte bionde. Stai bene. Anche tu stai benissimo così, grazie. Ah, questi sono i fermaglietti, carini. Anche il tuo è molto carino. Non credevo ti piacessero i fermagli, cioè queste cose così molto femminili. Lo so. Sono, cioè, è vero. Ah, ho capito cos'è. Cosa? Il suo ragazzo gli piace. Cioè, appare carino e coccolosa per il suo ragazzo. Beh, diciamo di sì. Non proprio ragazzo. Beh, sì, certo. Daisy, puoi venire un attimo? Certo, vengo subito. Troppo carini questi fiocchetti, sì, infatti. E ti piace questa borsa? L'ho comprata in saldo al 50%. Quando avrai intenzione di dirglielo a Livia? Mai. Senti, non è sicuro nulla. È solo una cotta. Lo so, ma glielo devi dire, la tua migliore amica. Sì, ma non è sicuro. A lui non piaccio, tranquilla. Sicura?
Se continuerai così a provarci, di sicuro a lui cadrà ai tuoi piedi. E sai cosa... anzi, zoppoli. E sai cosa succederà? Cosa? Lilia ci rimarrà molto, molto male. Ed è tutta colpa tua. Io ti ho avvisato, carissimo. Già il cambio di look può essere... molto sospettoso, se si può dire così. E anche discutibile, quel fiocchetto. Oh mio Dio, che schifezza. Oh, è un cerchietto. Ah, non importa. Ma fai soffrire Livia e ce la vedrai sia con me che con Jake, ok? Che cosa ti ho fatto di così grave? Nulla. Ma Livia è una delle mie migliori amiche e l'hai fatta soffrire alla gara contro Lizzy, alle regionali e anche qui no, ok? Io vado. Volta dobbiamo andare insieme in questo negozio, cioè davvero, ne vogliamo parlare, questa borsetta è fantastica, se vuoi te la presto. Oh sì, dai, tieni. Vediamo come mi sta, vediamo come mi sta. Oh, benissimo, già infatti, ma non ti volevi fare liscia? Sì, però ci ho ripensato. Ehi, Jenny, e dov'è Daisy? No, nulla, se n'è andata, aveva degli impegni. Sicuro? Certo, te lo dico io, tranquilla. Tuo fratello non è ancora venuto, credo che farà tardi, perché ieri sera è rimasto fino a tardi a chattare. Non con me, lo so, non so neanche io con chi. Non c'è neanche mio fratello, forse con Jay, può darsi. E là ragazze, ciao, ciao Livia, ciao Jay, ciao. Con chi stavi a accettare ieri sera? Oh, con questo signorino qui e una sorpresa per Flavio Bricis. Una sorpresa per me, davvero. Mm-hmm. Speriamo possa piacerti. Daniel! Daniel! Che ci fai qui? Beh, te l'avevo detto che volevo venire qui. Loro mi hanno dato la possibilità di stare, beh, un po' di più. Di venire prima, ecco. Sono così felice, Daniel. Mi sei mancato così tanto. È passata una settimana, lo so, però sai, adesso che siamo insieme dobbiamo recuperare i baci di tutta la settimana. Andiamo. Neanche un grazie. E noi recuperiamo i baci di tutta la settimana? No. Non lo so, da quando ho parlato con Daisy è andata fuori di testa. Io vado ragazzi, ciao. Quanto è bella tua sorella. Per favore mi devi aiutare. Abbiamo aiutato Flavio e Vicis, adesso devi aiutare me. Con che cosa? Voglio fidanzarmi con Livia. Ma sai com'è fatta. Sì, lo so, però devi avere calma. Cioè, è Livia, la conosci molto bene. Cioè, non ti preoccupare, lo spero. È così bella, non resisto alla tentazione di baciarla. Cioè, hai ragione, è davvero bella, però mi raccomando, se un giorno ti fidanzerai con lei, ricordati che ci sono prima io al primo posto. E se un giorno lei vorrà stare con me, dovrò cedertela, sì. Right.
Grazie mille. Ciao, sei una nuova studentessa? No, sono qui per affrontare Equestria Nord. Ah, voi siete Equestria Sud? Sì, siamo proprio noi. Piacere, Stella. Livia, sì. Trixie, lei è la mia migliore amica, ovvero la cheerleader più brava della scuola. E lei, Vani, ciao. Piacere di conoscerti. Sei stata bravissima a cantare. Grazie. E avete già conosciuto i vostri, diciamo, avversari? Scusate. Sì, li abbiamo. No, non li abbiamo conosciuti, però sappiamo chi sono. Ah, bene. E siete tipo che li trattano male? Certo che no, noi facciamo subito amicizia. E tu già mi stai simpatica. Ah, che bello. Peccato che io non conosco chi siano i vostri avversari, quindi non posso dirvi nulla se sono gentili. Livia, lo so che sei tu. Conosciamo i Rainbooms. Già, e siete fantastici. Ah, bene, adesso mi vedrete, lo so, io volevo solo essere vostra amica, sei bravissima a cantare anche tu, cioè siete bravissime, non voglio assolutamente essere tranquilla, Livia. Noi vogliamo essere anche noi tue amiche. Il bello delle gare è che fai nuove amicizie. È vero? E Vani? Oh, non è una tipa che fa molta amicizia. Già, non è molto friendly, è molto unfriendly. Voi quindi siete unicorns? Sì, siamo noi. Piacere di conoscervi. Siete molto simpatiche, siete molto molto brave. E sei solo tu? Sì, volevo prendere un poco di aria. Sai, dopo tutti i regionali, infatti, anche noi siamo stanchissime. Poi arriva la preside che ti viene a dire: ragazzi, te, Livia, Terixi. Fra una settimana inizieranno le gare con Equestria Sud, Nord. Beh, è vero, anche a noi è successo così. Io volevo solo riposarmi a scuola. A scuola, io volevo stare nel letto. È diverso. Oh, sei una pigrona. Beh, piacere di conoscere. È davvero stato fantastico conoscervi. Volete fare un giro della scuola? Oh, sarebbe stupendo. Andiamo, certo, e Vani, ma tranquilla che non viene. Forza, entrate. Ehi, Daisy, torni a casa da sola? No, cioè, sì. E Livia? Avete litigato? Non credo, siete migliori amiche. Beh, meglio non parlarne, per favore. È successo qualcosa? Come va col tuo ragazzo? Non so. Sicura? Puoi parlarne con me, non voglio assolutamente farti uno di quei piani, cioè, soliti miei. Voglio solo sapere una mia amica come sta. Va tutto malissimo. Se ti devo dire la verità, quel mio ragazzo va malissimo. Ho scoperto una cosa terribile che dovrei dire a Livia, ma non posso. Che cosa è successo col tuo ragazzo? Beh, in pratica dopo Tesoro? le regionali ci dovevamo vedere per un Tesoro? appuntamento, però avevo Fammi vedere di là. fatto 5 minuti più tardi e Se n'è andata? ed è Sì? successo tipo di ferio, ecco. Appena sono tornata l'ho visto un unicorno. L'unico mio desiderio era sparire da questo mondo. Non sapevo neanche più se Liv era mia amica. Perciò mi volevo. Perciò andai sul balcone della scuola e volevo. Però venne lui. Mi salvò, mi parlò e ci fu un bacio, però era un bacio di amicizia, nulla di che. E da allora ho capito che poteva essere un vero amore. Che sono stata una pessima amica. E quindi questo.
Marco, che sai che devi dire a Livia? A Livia gli devo dire che mi piace Jay. Che cosa? Ti piace Jay? Già. E però, cioè, io lo voglio dire anche se a lui non piaccio. Glielo voglio dire perché lei è la mia migliore amica e non gli voglio nascondere cose del genere. Oh mio Dio, cioè ti piace Jay? Già, non so come. Ma mi ha aiutato. Ah, ecco perché questo stile è tutto dolcioso. Non mi ero abituata a vederti così. Ma lui non mi noterà mai. Ha occhi solo per Livia. Mi dispiace. Ehi, ciao ragazze. Parlando del diavolo spuntano le corna. Che cosa? No, nulla, scusa. Ciao Daisy, tutto bene? Come sei carina oggi? Che ne dite se ce ne andiamo insieme? Mia sorella mi ha lasciato qua. Certo. Io vado da sola, scusate. Tutto bene? E col fatto va tutto bene? Sì, sì, tranquillo, non ti preoccupare. Andiamo? Certo. Oh, Daisy. We'll be shooting stars just